Buon giovedì pomeriggio, cari amici e soprattutto care amiche di Well TV. E soprattutto buona vigilia di Natale di tutto cuore. Come vedete, oggi sono in versione ipernatalizia con un vestito copripantalone rosso eppure luccicoso, in tonalità dorata. Oggi ve l'avevo già accennato nelle scorse puntate, ma ripetuto a Juvan, quindi ve lo dico. Trasmettiamo la quarta e ultima puntata per il momento dello specialissimo dedicato a una splendida realtà editoriale nata nel 2017, tutta al femminile. Sto parlando della Always Publishing, le cui fondatrici sono due donne tostissime, determinate, caparbie, oltre che talentuose. Sto parlando di Simona Natale e Alessandra Friuli, che saluto e che ringrazio per l'eccellente collaborazione. Come saluto e ringrazio per la assai eccellente collaborazione il loro ufficio stampa, la mitica e bravissima Federica Cappelli. Ma molti me l'hanno chiesto, quindi ve lo dico. Perché hanno scelto di chiamare la loro realtà editoriale Always Publishing? Me l'ha spiegato la splendida Alessandra Friuli in un'intervista che mi ha concesso insieme a Simona Natale un po' di tempo fa per lfmagazine.it. Il nome? Non c'è niente di più rassicurante che legare il concetto di amore a quello di eternità. E dal momento che siamo nate proprio con l'intento di raccontare l'amore, ci è risultata questa qua del titolo, una scelta spontanea. Insomma, direi che una spiegazione più logica, francamente, non c'è. Vi ricordo che potete quindi leggere questa bella chiacchierata a cuore aperto che le due girls mi hanno concesso un po' di tempo fa in formato integrale su lfmagazine.it. Colgo l'occasione per ringraziare per la straordinaria collaborazione la sua direttrice, la splendida Loredana Filoni. Ma vi ricordo anche che pure su fattitaliani.it potete trovare un'altra chiacchierata assolutamente differente a cuore aperto che le due mi hanno concesso, e a questo punto voglio assolutamente ringraziare per la disponibilità il direttore di fattitaliani.it, che ho già in realtà nominato anche nel corso di varie puntate passate di libri, chiacchiere e autori. Sto parlando del carissimo Giovanni Zambito. Ma di quali libri vi parlerò oggi? Di quali romanzi romance pubblicati in Italia dalla Always Publishing vi parlerò oggi? Siete curiosi? Siete curiose? Beh, portate solo un attimino di pazienza. Diciamo il tempo di girare una pagina. Eccolo qua, il primo libro, lo vedete in carne e ossa, per così dire, in formato cartaceo. Piccola parentesi, vi ricordo che le pubblicazioni della Always Publishing esistono in formato cartaceo e digitale. E li trovate nei migliori store online e nelle librerie di tutta Italia. Piccola nota, alcuni testi però esistono solo in formato digitale, sono degli ebook. Per maggiori informazioni vi invito però a visitare a puntata conclusa il sito ufficiale che trovate scritto qui sotto, della Always Publishing. Eccolo qui, dicevamo, noi in un istante. Ringrazio per lo splendido regalo lo staff della Always Publishing, in particolare la persona dell'ufficio stampa, della editrice, la simpaticissima Federica Cappelli. Questo romanzo è stato scritto da un'autrice di fama internazionale, un'autrice romance, Jeven He Han. Ha lavorato per ben 10 anni come igienista mentale, prima di dedicarsi completamente ai suoi 3 figli e alla scrittura. I suoi romanzi sono stati acclamati dalle lettrici americane, arrivando in cima alle classifiche digitali. In Italia sono stati pubblicati a Newton Compton i seguenti romanzi: I batti dell'amore, Per sempre tua e Noi due per sempre. E tra l'altro la nostra amatissima Always Publishing ha debuttato proprio con la pubblicazione di un romanzo di questa straordinaria autrice. Sto parlando del romanzo Noi in un istante, un romanzo assolutamente commovente e indimenticabile. Tra gli altri interessi di questa autrice apprezzata a livello internazionale c'è lo yoga e la lettura di romanzi. Ma di che cosa parla nello specifico Noi in un istante? Tutto sembra passeggero,
quando hai vissuto una tragedia sconvolgente. Ed è proprio così per Hannah Lane, fino a quando incontra Body Malone durante un festival musicale. Sono entrambi giovani e alquanto impulsivi, si innamorano a prima vista e si lasciano trasportare dall'esaltante esperienza che condividono insieme, con la consapevolezza però che il loro istante è destinato a concludersi. Quando lui è costretto a partire senza nemmeno dirle addio, Hannah è convinta che non riuscirà mai e poi mai a dimenticarlo. Ma poi torna al liceo e incontra il suo nuovo consulente per l'orientamento, il signor Body Malone. Sconsiderati e uniti dal destino, Hannah e Body non riescono a fare a meno di cercarsi, toccarsi e amarsi. Ma adesso il loro rapporto è assolutamente proibito e quando i segreti non potranno più essere celati, Body si ritroverà di fronte a una scelta. Quale? Beh, seguire l'amore, oppure continuare a occuparsi delle proprie responsabilità. Ferita, profondamente ferita da un amore tanto profondo quanto crudele, la giovane Hannah decide di seguire il suo sogno, di vivere una vita il più intensa e piena possibile, anche se lontana dal suo amato. Eppure, pure col passare inevitabile del tempo, imparerà che l'esistenza non è un viaggio, una meta, e che alcune esperienze sono inevitabilmente destinate a durare più di un solo effimero istante. Ma se Hannah, se la nostra Hannah, la nostra grande protagonista, decide di tornare da lui, Body, lui sarà finalmente disposto a volerla accanto a sé oppure no? Passiamo ora a un'altra autrice, sempre Romance, che ha pubblicato per la nostra Always Publishing nella collana Always Romance. Sto parlando di Abby Guinness. È autrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall Street Journal. Nata come fenomeno del self-publishing americano, oggi è entrata a buon diritto, aggiungo io, nel catalogo Atria Books e ha all'attivo più di una trentina di romanzi di grande, grandissimo successo. Romanzi, in vista di questo straordinario successo, che sono stati tradotti in tutto il mondo. In Italia sono stati pubblicati da Mondadori la serie Vincent Boyce, La Rush of Love e il romanzo Dove tutto cambia. E la nostra Always Publishing ha pubblicato in Italia, quindi il nostro splendido paese, una nuova emozionante serie New Adult, il cui primo capitolo si intitola Imprevedibile e Perfetto. Il primo capitolo di questa serie New Adult pubblicato da Always Publishing, il nostro paese, è certamente molto tosto ed è, definibile a buona ragione, come una storia di grandissimo coraggio. Quel coraggio che a volte manca per diventare gli artefici del proprio destino e quindi i padroni della propria vita. Il tutto però senza dimenticare che ciò che conta, cioè il motore pulsante, il cuore pulsante, è l'amore, l'amore con la maiuscola. La nostra discussa protagonista, la nostra eroina, è una giovane donna che ha un passato molto molto doloroso, perché pensate che ha trascorso l'adolescenza, un periodo già difficile di per sé per ciascuna persona, reclusa in casa a prendersi cura di sua madre. E una volta cresciuta è decisa a riprendersi la sua libertà, ma nel momento in cui lei sta per mettere in atto questo piano, cioè di riprendersi la libertà, la sua macchina si ferma e ad aiutarla ci sarà uno splendido giovane. Ma purtroppo il giovane, molto affascinante, un ragazzo straordinario, è costretto, almeno all'inizio sembra, a sposare una donna che non ama per questioni di affari, di famiglia. Ma riuscirà a svincolarsi da questo obbligo e a vivere alla luce del sole una storia d'amore con la protagonista oppure no? Ci sarà un lieto fine per loro? Lui riuscirà a lasciarla andare oppure no? E lei riuscirà a sfuggirgli? Il secondo capitolo di questa straordinaria saga pubblicata, lo ricordo, dalla Always Publishing, in Italia, il nostro splendido paese, invece si intitola Indelebile e Perfetto. È il seguito del primo capitolo, quindi ritroviamo l'affascinante Woods.
che è ancora alle prese con un possibile matrimonio, che sembra ormai imminente e incancellabile, con la pupilla di una nota famiglia. Il loro matrimonio è un matrimonio da fare, un matrimonio senza amore. Lui deciderà di accettare i propri genitori in questa scelta, oppure deciderà di ascoltare il proprio cuore e di seguirlo, quindi di rinunciare agli affari di famiglia e di dedicarsi con anima, cuore e mente, oltre che con corpo, alla sua Della, oppure no? E lei deciderà di lasciarlo andare o di rimanergli accanto? Ci sarà un lieto fine? Ecco, vi ho raccontato, sempre per sommi capi, la trama dei primi due capitoli della serie Perfection, quindi del primo e secondo capitolo, scritti da una straordinaria autrice di fama internazionale, ribadisco, tradotta in tutto il mondo. Sto parlando di Abby Glines. È stata pubblicata, lo ribadisco, in Italia, nel nostro paese, dalla Hugo West Publishing, e i romanzi facenti parte di questa serie sono contenuti, per così dire, nella collana Always Romance, e sempre all'interno di questa collana, ovvero della Always Romance, fa parte anche il prossimo romanzo del quale vi sto per parlare. L'autrice è anch'essa un'autrice di fama internazionale, sto parlando di Tilly Cole. Proviene da un paesino del nord-est dell'Inghilterra ed è cresciuta in una fattoria con la madre inglese e il padre scozzese e una moltitudine, ma davvero una moltitudine di animali che lei amava trarre in salvo. Dopo essersi laureata con un bacio accademico e studi religiosi, ha seguito suo marito, un giocatore professionista di rugby, in tutto il mondo. Al suo tempo è diventato un insegnante, prima di posare la penna sulla carta e cominciare a scrivere il suo primo romanzo. E meno male che l'ha fatto, diciamo noi. Adesso vive in Texas, dove finalmente può sedersi e scrivere in santa pace, lanciandosi in mondi di fantasia e nelle meravigliose menti dei suoi personaggi, sia maschili che femminili. È un'autrice pubblicata sia in maniera indipendente che in maniera tradizionale e scrive romanzi rosa di vario genere che stanno riscuotendo successo in tutto il mondo, dal rosa per ragazzi al contemporaneo e al dark romance. E il romanzo del quale vi voglio parlare, raccontandovi sempre per sommi capi la trama, è Sulle note di noi due, che racconta di una storia molto molto accattivante. Pensate che a soli 19 anni Cromwell Dean è l'astro nascente della musica dance. I locali di tutto il mondo cercano di accaparrarselo, come normale che sia, per una serata, e per lui ci sono migliaia e migliaia di fan, soprattutto di sesso femminile, che non vedono l'ora di vederlo dal vivo, ovviamente vicino e al lavoro alla sua mitica console. Però, come spesso accade, dietro all'uomo, all'artista, c'è ben altro. Ed è questo il suo caso, anche perché in realtà nessuno, ma proprio nessuno lo conosce veramente. Cioè nessuno sa chi è davvero, eccetto lei. Una ragazza che sa riconoscere anche l'autentico più vivo talento di Dean nella musica classica. Quindi ben lontana da quella che propone per lavoro, dalla musica dance. E poi lui, per motivi di studio, dovrà trasferirsi e lì incontrerà quella giovane. Succederà qualcosa? Scatterà l'amore? Lui deciderà di cambiare rotta professionale, artistica, lavorativa e di rivelarsi per com'è, nel bene e nel male, oppure continuerà a fingere? Ma soprattutto insieme, essendo lei anche una bravissima musicista, riusciranno a comporre, a scrivere e a suonare la più bella e mai sentita sinfonia d'amore? Ecco qui, in carne e ossa, in versione cartacea, l'ultimo romanzo che vi presento oggi, pubblicato dalla Always Publishing, sempre per la collana Always Romance. Un diavolo arrogante, scritto da un'autrice internazionale, R.S. Gray, un'autrice bestseller di USA Today. Questo e molto altro ancora è R.S. Gray. Ha firmato oltre 20 romanzi, di cui 7 hanno raggiunto la vetta delle classifiche dei romanzi più venduti. Ama il cioccolato, fare yoga e il freddo. Vive in Texas con suo marito, sua figlia e il suo amatissimo cane.
La sua scrittura è assolutamente unica, vivace, briosa, ironica e capace, veramente capace di far affezionare i lettori e i suoi personaggi nel giro di poche, pochissime pagine. E le sue sono commedie romantiche, assolutamente inconfondibili e davvero popolarissime nel popolo dei lettori, in particolar modo delle lettrici. Ma di che cosa parla più nello specifico Un diavolo arrogante? A 28 anni, Meredith, stella del jet set di Beverly Hills, è sposata a un celebre produttore cinematografico. Insomma, vive una vita da sogno, fatto di molto glamour, di party esclusivi. Ma, come spesso accade, la realtà quotidiana del matrimonio è molto, ma molto lontana da una favola, e così lei, da donna caparbia alquanto determinata, decide di averne abbastanza del marito, che lo risulta insensibile, offensivo, e allora che cosa fa? In una notte apparentemente qualunque, scappa via con solo gli abiti che indosso. Andrà dalla sorella, ma non l'ha avvertita, e quando tenta di raggiungerla scopre che lei non è in casa. Che farà dunque la grande protagonista di questo romanzo? E soprattutto, ora che ha deciso di lasciare il marito, che cosa farà mai? Fortunatamente il capo di sua sorella riuscirà a darle un lavoro. E poi potrà anche darle, cosa non da poco, un tetto sulla testa. Ma qui, dove lei si è trasferita dalla sorella per l'appunto in Texas, la vita è molto diversa rispetto a dove viveva e operava prima. E il capo di sua sorella è un tipo alquanto difficile e burbero. E lei è una donna alquanto viziata che è scappata in Texas dalla sorella per dare delle noie e fare un grande dispetto al suo maritino. Ma il nostro cowboy deciderà di dare una bella lezione alla principessina viziata, ma anche lei sotto sotto gliela darà, perché non si tirerà indietro quando lui le commissionerà lavori davvero umili, come pulire i bagni del ranch. Ma poi, come spesso accade, gli opposti si attraggono e anche lei si scoprirà sotto sotto diversa. Una stellina del cinema catapultata letteralmente in un ranch in Texas, e dall'altra un uomo burbero e duro che francamente non vede l'ora di liberarsi di lei. Beh, anche oggi il mio tempo a disposizione si è concluso. Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente la Always Publishing per la stimata collaborazione e per avermi permesso di parlare del loro operato e di alcune loro opere pubblicate, oltre che di alcune autrici conosciute a livello internazionale e lette in tutto il mondo, che hanno pubblicato in Italia per questa meravigliosa realtà editoriale tutta al femminile. Ringrazio come sempre davvero Conchieri, alla regia, al montaggio, alle riprese e alle grafiche, anche alle pronunce, quindi se ho sbagliato qualche pronuncia la colpa è sua, prendetela con lui, cari miei, cari miei. Grazie a voi che ci avete seguito oggi, che è la vigilia di Natale, perché è il 24 dicembre, e nel salutarvi vi ricordo che andremo in onda anche domani e a Santo Stefano alle 18:30 per farvi compagnia, e colgo l'occasione anche per augurare a tutti voi e a tutte voi una splendida vigilia di Natale, diversa dalle precedenti, per i motivi che ormai sappiamo non sto a ripetere, anche se ho ripetuto a Juve, ma non vorrei risultare noiosa. E vi aspetto, se vi va, domani pomeriggio, nel pomeriggio di Natale, alle 18:30, con una puntata davvero particolare di libri, chiacchiere e autori. Grazie per l'attenzione e auguroni di cuore per una vigilia meravigliosa, anche se appunto, lo ribadisco, diversa dalle precedenti. Ciao!